Benvenuto in un nuovo Cosa mangio in un giorno? Cosa c'è di meglio che iniziare la giornata con un buon dolce fatto in casa? Oggi ho deciso di preparare una crostata senza burro con marmellata e mele e di accompagnarla a 200 ml di latte scremato. Per prima cosa ho rotto le uova all'interno di una ciotola e ci ho aggiunto 100 g di zucchero di canna, ho mescolato energicamente con una frusta ed ho inserito anche un pizzico di sale. 90 ml di olio di semi di girasole, un cucchiaino di lievito per dolci e aroma alla vaniglia. Ci sta benissimo anche la scorza grattugiata di un agrume. Infine, ho unito 350 g di farina che ho aggiunto poco per volta. Dapprima ho amalgamato con un cucchiaio, poi quando ho notato che l'impasto non risultava più appiccicoso, l'ho lavorato con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Questa pasta frolla, non contenendo burro, non ha bisogno di riposare in frigorifero, quindi l'ho stesa subito tra due foglie di carta forno. L'ho adagiata in uno stampo per crostata ed ho rifilato i bordi che mi sono serviti per fare le decorazioni della crostata, tra cui le classiche strisce che vedrai nei passaggi successivi. Ho bucherellato la superficie della crostata con i rembi di una forchetta ed ho cosparso di marmellata di fragole. Ma puoi sceglierla anche di albicocche o del gusto che preferisci. Ho disposto le mele tagliate a fettine a raggiera. Ho versato il liquido della marmellata ed ho completato con le strisce di cui ti parlavo. Infine, ho cosparso di zucchero di canna ed ho cotto nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora. Per pranzo ho scelto di deliziarmi con una pasta ricca di gusto fatta con pesto di peperone, pomodori secchi e pesce spada. Veramente super sfiziosa e buona. Ho dapprima cotto questo trancione di pesce spada nel forno a 200 gradi per 25 minuti. Io ne sono andata ad utilizzare solamente 175 grammi e la restante parte l'ho usato come secondo piatto per mio marito, ovviamente arricchito con sapori ed altro. Ho deciso di fare così perché non avevo una pentola abbastanza capiente per cuocerlo. Era veramente enorme. Comunque, ho poi tritato mezza cipolla e l'ho fatta imbiondire con un filo d'olio. Ho aggiunto il pezzo di pesce spada ed ho sfumato con il vino bianco, ho lasciato evaporare l'alcol ed ho spento il fuoco. Mi sono occupata poi del pesto. Ho per prima cosa privato il peperone della calotta superiore, dei semini e dei filamenti bianchi. Poi l'ho fatto cuocere nel forno a 200 gradi per 20-25 minuti. L'ho inserito in un sacchetto e l'ho spellato. Dopodiché ho frullato quest'ultimo con 3 pomodori secchi sott'olio, qualche foglia di basilico, olio extravergine d'oliva e frutta secca a piacere. Puoi scegliere tra mandorle, pinoli o pistacchi. Io ho utilizzato la farina di pistacchi. Ci stava benissimo anche il parmigiano grattugiato, ma non l'avevo, quindi l'ho omesso. Formato il pesto, l'ho unito al pesce tagliato a pezzettini. Ho cotto la pasta, ho prelevato un po' d'acqua di cottura ed ho amalgamato il tutto. Concludiamo in bellezza con degli involtini di pancarré croccanti fuori e morbidi dentro. Prepararli è veramente un gioco da ragazzi. Ho appiattito il pancarré con l'aiuto del mattarello, l'ho poi tagliato a metà. Ci ho poi spalmato dello stracchino, ma va benissimo anche del formaggio spalmabile o robiola. Ed ho aggiunto le zucchine che ho precedentemente cotto nel forno, puoi scegliere anche di grigliarle o cuocerle in padella. Il ripieno, ragazzi, è personalizzabile a seconda dei propri gusti. Ad esempio va benissimo anche il salmone affumicato, prosciutto cotto, pomodori, insalata, eccetera. Scatena la tua fantasia. Un pizzico di sale, un giro d'olio, dell'origano e via ad arrotolarli. Dopodiché ho inzuppato ogni involtino nell'uovo sbattuto e l'ho poi impanati nel pangrattato. Ho concluso con un filo d'olio ed ho cotto nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Questi rollè sono perfetti da servire in un buffet come antipasto o come secondo.
Fatto sta che farà felici grandi e piccini. Bene, le ricette per oggi sono finite. Spero che ti siano piaciute. Scrivimi cosa ne pensi nel tuo commento. A presto!